È il truffatore più grande che il mondo abbia mai conosciuto. Per le autorità federali è uno dei più grossi schemi di Ponzi di Wall Street. È l'ideatore della frode più lunga della nostra epoca. Passerà alla storia come il più grande impostore di tutti i tempi. Ha rubato una montagna di soldi. Si è trattato di un'enorme frode, una grandissima frode. È solo un bastardo. Sono stato chiaro? Bernie Madoff ha ammesso di essere stato la mente della truffa più grande che il mondo abbia mai registrato. È destinato a rimanere in carcere per il resto dei suoi giorni e poiché ha scelto di non parlare, molti dei suoi segreti finiranno con lui nella tomba. Ma come ci è riuscito? La sua vittima ideale era chi pensava di arricchirsi senza rischiare nulla. E come è arrivato a raggirare così tanta gente per così lungo tempo? Una regola della truffa ideale: tutti vogliono qualcosa in cambio di niente, tu gli darai niente in cambio di qualcosa. Bernie Madoff è il finanziere americano che ha architettato per ora la più diabolica truffa di tutti i tempi, fra i 50 e i 65 miliardi di dollari, oltre tre volte il crack Parmalat. Torniamo fra breve. Bernie Madoff ha 71 anni e a giugno scorso è stato condannato a 150 anni di carcere. La storia del più grande truffatore di tutti i tempi è raccontata dal figlio di un ex soldato inglese che si è suicidato dopo aver perso tutto nei fondi Madoff, dove aveva investito i risparmi di una vita. Abbiamo curato per voi l'edizione italiana di un'inchiesta della BBC realizzata da William Foxton e Robert Vaughan. L'ex soldato inglese Bill Foxton è sopravvissuto a pericoli in ogni angolo del mondo. Ma non è riuscito a sopravvivere a Bernie Madoff. In un giorno di febbraio si è seduto qui, su una panchina del parco di Southampton, e si è sparato. Suo figlio sta ancora cercando di capire perché. Trovarsi qui, guardarsi intorno e cercare di capire cosa gli passasse per la mente in quel periodo è così strano. Forse si è sentito in trappola senza sapere cosa fare. Bill Foxton era da poco andato in pensione. Il figlio sperava di poter stare finalmente con lui e recuperare il tempo perduto. I miei genitori divorziarono agli inizi degli anni Ottanta e quindi non ho mai avuto molte occasioni di vedere mio padre. Ultimamente ci sentivamo sempre più spesso via email o al telefono. Papà era un uomo molto coraggioso. Finita la scuola si è arruolato nella legione straniera francese. Poi entrò nell'esercito inglese e cominciò a lavorare molto lontano, in Oman. È lì che ha avuto un grave incidente e hanno dovuto amputargli una mano. Ma era riuscito a superare quel trauma e scherzava sempre sul fatto di avere una mano sola. Per questo ancora faccio fatica a capire perché mi abbia inviato questa terribile email nella quale scrive: sarò molto breve. Purtroppo avevo tutti i miei soldi in due fondi, l'Herald USA Fund e l'Herald Luxembourg Fund, investiti in Austria. I soldi sono stati tutti investiti negli hedge fund di Madoff, dello schema di Ponzi. Ho perso tutto. Una settimana più tardi, Bill Foxton si toglie la vita. Volevo prendere tutte le medaglie che mio padre si è guadagnato grazie al suo coraggio e tirarle in faccia a Bernie Madoff per fargli capire che uomo ha ucciso. Poi a freddo, con più calma, ho capito che quello che volevo veramente era capire qualcosa di più proprio su Madoff. Volevo capire di più di questo gigantesco imbroglio che ha architettato e come aveva fatto mio padre a finirci dentro. Per farlo, Willard Foxton si prepara a un lungo viaggio. La rete di Bernie Madoff, infatti, si estendeva lungo tutto il pianeta, ma il centro della ragnatela si trova a più di 3.500 chilometri al di là dell'Atlantico. Ed è qui che si sta recando Willard. Se penso alla vita che ha fatto mio padre, mi vengono in mente tante cose. Ha lavorato in tutto il mondo per enti umanitari in zone di conflitto. Aveva prestato servizio anche nell'ex Jugoslavia. Nell'ex Jugoslavia ha salvato la vita a un bimbo che stava camminando in mezzo a un campo minato. Lui è andato a prenderlo e per questo ha avuto un'onorificenza dell'Ordine dell'Impero Britannico.
La destinazione di Willard è New York, la città che non dorme mai. È qui che il truffatore più grande di tutti i tempi lavorava alacremente al suo progetto. Lo scorso dicembre, la grande mela riceve un prematuro quanto indesiderato regalo di Natale. È la notizia che Bernard Madoff, uno dei leoni di Wall Street, ha confessato di aver frodato investitori di tutto il mondo per miliardi di dollari. Madoff, si dica, è tutto vero quello che ha confessato? Madoff è l'ultima persona a Wall Street che poteva essere sospettata di un tale crimine. Perché doveva essere arrestato? Era il migliore a Wall Street. Rimasi sconvolto, non riuscivo a crederci. Sentire che per tutti quegli anni si era reso protagonista di una simile frode è stato sconcertante. Ha sempre goduto di un'ottima reputazione. Proviene da una buona famiglia ed è uno dei membri più in vista della potente comunità ebraica newyorkese. A nessuno quindi sfiora l'idea che sia un imbroglione. La prima tappa di Willard è l'emblematica torre che ospitava l'impero Madoff, il Lipstick Building, sulla Third Avenue a New York. È da qui che metteva in atto giorno dopo giorno la grande truffa. Se una cosa sembra troppo bella per essere vera, probabilmente lo è. Un investimento con Bernie Madoff era troppo bello per essere vero, non perché il guadagno fosse alto, ma perché era stabile. Sia che il mercato andasse bene o fosse in crisi, il risultato era lo stesso. Con Bernie si aveva quasi sempre lo stesso guadagno, un sano 1% al mese anno dopo anno. Perlomeno questo è ciò che le sue vittime pensavano. Ma non tutti mantengono le promesse. Una delle cose che mi ha dato più fastidio dalla morte di mio padre è che qualcuno pensava che papà avesse investito quei fondi perché era avido. E il tasso di rendimento di Bernie sembra una tentazione irresistibile. Non penso che chi investiva con Madoff fosse in cerca di guadagni spettacolari, piuttosto cercava guadagni sicuri. Avevi liquidità e potevi prelevare i tuoi soldi in qualsiasi momento. Era come avere soldi in banca e allo stesso tempo guadagnare grazie a tassi molto più alti di quelli che poteva garantire qualsiasi banca. Troppo bello per essere vero. Aveva sempre questo aspetto gentile, i modi affabili, sembrava il nonno di tutti. Mi mise un braccio sulla spalla, mi guardò dritto negli occhi e mi disse: «Dai, non preoccuparti, vedrai che andrà tutto bene, potrai tenerti la casa e riuscirai a mettere tutte le cose a posto». E io gli ho creduto. Così come la famiglia di John Maccabee. Stava seduto tranquillo davanti a mia sorella, senza alcun imbarazzo per aver appena rubato i suoi soldi, quelli miei e di mio fratello. Lo scorso dicembre, il pensionato Paul Allen contatta Madoff preoccupato per la crisi economica. Mi disse: stiamo andando bene. E poi aggiunse: proprio in questo momento stavo osservando la tua situazione al computer e dice che sei cresciuto del 9% quest'anno e dell'1% nel mese di dicembre. Insomma, le cose procedono stabilmente. E io risposi: sì, è vero, i conti tornano. Signor Madoff, cosa si sente di dire a tutta la gente che ha perso i propri soldi? Errol Sibley è uno degli autisti dell'azienda di Madoff. Errol conduce Bernie dai suoi avvocati su di una Range Rover nera. C'erano fotografi dappertutto che scattavano foto. Si creò molto traffico e la gente bussava sui finestrini e diceva: «Signor Madoff, cosa dice a tutte queste persone? Cosa dice al mondo intero?» Posso anche mostrarle la foto, se le interessa. Questo è il New York Post e questo sono io alla guida. Ah sì, eccola qui. Ma lui cosa le disse in macchina? Era molto preoccupato dei paparazzi. Parlò solo di questo, dei fotografi, e di nient'altro. Bernie Madoff è ora il più famoso colletto bianco criminale di Wall Street. Ma le sue origini sono alquanto banali. Nasce 71 anni fa in una famiglia ebraica del ceto medio nella zona di Queens, a New York.
La prima volta che incontrai Bernie fu 53 anni fa. Non ho mai notato niente di particolare nella sua vita. Si può dire che solo quando cominciò a fare soldi emerse un po' dall'anonimato. Comincia a fare soldi quando mette su un'agenzia di mediazione di borsa nel 1960. A tenere i libri contabili è la moglie Ruth. Lei giocò un ruolo importante nelle sue relazioni sociali. Lui non era quel che si dice un animale sociale. Non amava le conversazioni. Bernie aveva un tic nervoso che lo rendeva balbuziente e credo che questo fu un vantaggio per lui perché faceva sì che il suo interlocutore provasse solidarietà e si lasciasse coinvolgere. Willard Foxton cerca di chiarire il mistero finanziario relativo ai due fondi Herald collegati a Madoff, di cui il padre parlava nella sua ultima email. Non ha le ricevute e, senza di esse, teme che le speranze di recuperare qualche soldo siano minime. Dopo infruttuose telefonate a Londra e Vienna, prova ora con il Lussemburgo, dove si trovano i depositari di uno dei fondi. Mio padre, per quello che ricordo, ha investito in questo fondo. Mi chiedo se sono in tempo a trovare qualche ricevuta o qualcosa del genere, perché purtroppo papà è morto a febbraio e ci aveva detto che aveva investito in quei fondi. Con chi posso parlare della questione? Naturalmente non è semplice rintracciare i movimenti di qualcuno in un fondo come questo. E il Lussemburgo sembra essere solo l'ennesimo muro di gomma. Se siete voi a essere i depositari dei conti, beh, allora dovreste senza dubbio avere qualche dato a disposizione. Quindi tutto quello che potete darmi è il nome dei liquidatori. Non potete neanche darmi un numero di telefono, un indirizzo.